Con noi Luca Burgazzi del PD, a cui chiediamo di spiegare quali sono le iniziative che lo stesso partito sta assumendo per contrastare il bilancio presentato da Perri. Sì, come PD stiamo organizzando una serie di presidi e banchetti informativi per i cittadini per fare luce sulle manovre di bilancio che la giunta di Perri sta per approvare. Chiaramente è una manovra che non rispecchia la nostra idea, che è l'idea dell'equità. Noi qui abbiamo, tra le proposte presentate e poi andranno votate nel prossimo Consiglio Comunale, una proposta che vede un alzamento dell'IMU sulla prima casa in più rispetto a quella proposta dal governo, mentre una timida aliquota diciamo, sulla seconda casa, e vede il raddoppio dell'addizionale IRPEF rispetto al 2011. Quindi abbiamo per la prima volta a Cremona, dopo tanti anni di amministrazione centro-sinistra e 3 anni di centrodestra, il centrodestra ha scelto di aumentare le tasse. Il problema non è tanto l'aumento delle tasse, oltre a questo noi assistiamo a una città che è spenta, quindi non si capisce bene, ci hanno continuato a raccontare prima che il bilancio aveva il buco, poi l'avevano sistemato apposta, adesso ci ritroviamo con l'aumento di tasse dirette sui cittadini e tasse indirette soprattutto, che questa è la cosa più grave per quanto riguarda i servizi, quindi gli asili nido, gli impianti sportivi e i servizi cimiteriali, cioè tutti quei servizi che comunque i cittadini utilizzano, alcuni per necessità, e sto pensando alle famiglie con gli asili nido, che adesso hanno questa esigenza e sempre più l'avranno per via che le famiglie faranno fatica anche a tenere i bambini, insomma. Andiamo a colpire davvero quello che è il futuro della città. Se noi andiamo a colpire gli asili nido, quindi le famiglie che fanno figli, per cui già è una scelta coraggiosa in questo periodo di crisi, fare figli comunque significa avere un progetto di vita su una persona altra rispetto a sé. Se noi andiamo a colpire con questa cosa, con queste tasse, arriviamo a tarpare davvero alle forze vitali di questa città. E quindi noi chiediamo più equità, chiediamo un'attenzione su questi temi della famiglia, per le famiglie, e quindi anche aumentare le tasse per chi se lo può permettere. In un momento di crisi a tutti è chiesto di fare uno sforzo, però chi ha di più deve dare di più. È molto semplice, ma questa semplicità diventa davvero, è una semplicità drammatica per le persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E non è una dichiarazione così per sentito dire. Purtroppo abbiamo davvero dati allarmanti in questo senso, che noi e le istituzioni comunali, le istituzioni del comune, non deve essere, come dire, contro il cittadino, deve aiutare. E per il Partito Democratico l'idea è chiaramente di aiutare prima di tutto chi ha difficoltà. Su questa la nostra battaglia è questa, stiamo facendo i banchetti, stiamo andando poi nei luoghi istituzionali, proprio per far capire ai cremonesi che questo bilancio non è frutto solamente di un bilancio dettato dal governo centrale, ma è frutto anche di scelte politiche, cioè noi dobbiamo inchiodare l'amministrazione e dire: voi avete fatto queste scelte politiche e su queste vi dovete confrontare. Non possono più esistere le scuse per dire ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il governo Monti, perché queste scuse non possono tenere. E su queste come dire, scelte noi andremo davanti ai cittadini e diremo le nostre proposte. Le nostre proposte abbiamo detto più equità, un po' più di attenzione su chi davvero fa fatica, perché questa città ha bisogno davvero di risollevarsi, e dobbiamo partire da chi davvero fa fatica.